K44 risponde. Un contenitore per chiarire i dubbi del trasporto. La questione della CQC, questo è l'argomento di questo episodio del videocast K44. Forse in questo momento non è una questione molto all'ordine del giorno, non è vista tra quelle più urgenti, ma è una questione che tocca molto gli autotrasportatori e soprattutto gli autisti che periodicamente devono rinnovare questa carta di qualificazione, oppure i giovani che vogliono intraprendere la professione d'autista e che la carta la devono fare. Ci sono state recentemente un po' di polemiche sull'attuale gestione della carta di qualificazione del conducente, che sono state un po' sul fatto di come viene gestito soprattutto i corsi, ma anche gli esami nel caso di conseguimento la prima volta della carta. È una questione che è stata posta recentemente e che noi abbiamo voluto approfondire tenendo conto un po' delle tematiche attuali. Si parla di quali contenuti fare seguire nei corsi, quali contenuti poi devono essere richiesti all'esame di conseguimento. In questo episodio di K44 ne parliamo con Claudio Donati, che è il segretario nazionale di Assotir, e con Cinzia Franchini, che è la presidente di Ruote Libere. Li ha sentiti entrambi Daniele Di Ubaldo, il direttore di Uomini e Trasporti. Adesso vi proponiamo prima di tutto quello che pensa Donati. Allora, siamo con Claudio Donati, che è il segretario nazionale di Assotir, anche con lui parliamo di CQC. Ovviamente l'interesse di questo argomento in questa fase, perlomeno, di carenza di autisti è sempre rapportata a questa criticità, cioè nel senso esiste una relazione tra la carenza di autisti e la CQC, cioè il fatto che esista a livello europeo l'obbligo di avere un documento di questo tipo può costituire un elemento frenante, una sorta di barriera d'ingresso nel settore? Come tutti gli scalini, appunto, implicano uno sforzo maggiore, quindi come tali può essere anche vista la CQC come un aggravio, quindi un disincentivo alla professione. Però penso che pesi relativamente poco rispetto agli altri aspetti più strutturali che fanno di questo mestiere una professione considerata complessivamente molto marginale e poco appetibile per gli italiani e ormai non solo per gli italiani. Ciò detto, è chiaro che oggi anche l'acquisizione di questo titolo della CQC diventa, diciamo, argomento di una certa attualità perché concorre a rendere più complicato, insomma, il reperimento e la formazione di figure professionali utili per le nostre aziende. Senti, peraltro a livello statale, a livello pubblico, ogni qualvolta si affronta la tematica carenza, si parte sempre da una logica economica, cioè nel senso che sembra che la principale criticità da dover affrontare rispetto all'ingresso di giovani in questo settore è quello che deriva dal costo troppo elevato di patente CQC. E ci sono state anche tante iniziative, cioè, per cercare di minimizzare questo costo. Ora, come vedi queste iniziative e soprattutto quale esito hanno portato poi? Allora, io mantengo, per le esperienze vissute, diciamo, un certo scetticismo di fondo sulla, non dico solo utilità, perché una qualche utilità ovviamente queste forme di aiuto comunque l'hanno, però diciamo non sono risolutive del problema, perché sembra quasi che la politica punti ad affrontare la questione, il problema dalla coda, cioè non è che siccome costa troppo accedere a questa professione io non faccio l'autista. Io in generale, diciamo, non intendo fare questa professione perché la vivo come una professione marginale, non qualificante, non gratificante sul piano sociale, con molti sacrifici. E diciamo, se insieme a tutto questo devo metterci anche i costi per accedere ai titoli necessari che corrispondono quasi a un piccolo master, è chiaro che, diciamo,
tutto gioca in senso negativo. Le esperienze del passato ci dicono, anche quelle regionali, che in linea di massima, nonostante appunto la politica abbia messo soldi, anche l'Albo in precedenza, qualche anno fa, fece un'iniziativa di questo genere. Diciamo, i risultati concreti di persone che hanno utilizzato questi benefici e sono andate a finire in imprese di autotrasporto sono stati abbastanza scarsi e deludenti. Adesso c'è questa ultima iniziativa del governo che ha avuto, almeno al momento delle prenotazioni, un successo, diciamo, fuori anche delle aspettative, perché praticamente anzi, in meno di una giornata hanno esaurito tutte le prenotazioni. Però anche lì aspetterei un momento prima di saltare di gioia, e ci farebbe molto piacere che fossero tutti, come dire, nuovi autisti per le nostre aziende. Bisogna vedere primo che cosa succede a 60 giorni dalla prenotazione, quindi a metà aprile, perché entro quel termine gli allievi devono versare il 20% che è a loro carico, quindi vediamo quanti. Ma soprattutto io penso che bisognerà vedere quanti di questi che chiedono di poter accedere alla CQC, alla patente, e in realtà lo fanno per andare a guidare un camion piuttosto che un autobus. Le esperienze precedenti ci dicono che tendenzialmente l'80% almeno va in direzione degli autobus, quindi di accedere generalmente poi prevalentemente a concorsi di aziende parapubbliche, comunali, regionali e quant'altro, e quello che rimane per l'autotrasporto, insomma, almeno standard passato, è molto, molto, molto poco. Adesso vediamo, però io penso che il problema dello scarso appeal di questa professione vada affrontato in un'altra maniera, insomma, partendo Senti, dall'educazione. certo, però rimane il fatto che comunque la carta di qualificazione conducente è un fattore di qualificazione, è un fattore formativo, cioè in qualche modo dovrebbe anche poter accrescere, insomma, il bagaglio di professionalità di chi svolge questa professione. Forse il problema è che, almeno al momento attuale, questo ruolo non lo svolge pienamente, cioè almeno parlando anche con autisti, spesso si sente dire che tutto sommato il giudizio che danno di quell'esperienza formativa è quasi sempre un giudizio di inutilità, insomma, ore passate senza portare a casa una qualche nozione che effettivamente poi condiziona la vita pratica in maniera positiva. Allora, dal vostro punto di vista, che cosa si potrebbe fare e quanto poi consente la normativa europea di poter fare per rendere più utile questo percorso, sia al momento del conseguimento, del primo conseguimento, sia anche al momento del rinnovo, perché poi questa, cioè, non è la CQC una cosa che si prende una volta per tutte, ma, come dire, deve essere costantemente aggiornata. Sulla qualificazione, quindi sull'acquisizione della carta di qualificazione del conducente, siamo d'accordo, perché è un mestiere che richiede di una qualificazione che è giusto dare, perché da questo dovrebbe discendere anche un riconoscimento, diciamo, sotto tutti gli aspetti del ruolo di questo mestiere, che è molto delicato, molto, insomma, sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando. La CQC, per come è organizzata, per come è stata definita nel tempo e ribadita dall'ultima direttiva di 2 mesi fa, almeno per il caso italiano, credo che sia fatta male, cioè è troppo, richiede troppo impegno temporale, e quindi conseguentemente anche impegno economico non indifferente, con delle cose che sono, ci dicono non solo gli autisti, ma anche chi insegna queste materie, che probabilmente le 140 ore potrebbero essere ridotte forse addirittura di un terzo, o di un 50% quantomeno, e dare quella formazione che è necessaria e che è utile all'autista, senza essere così pleonastici. Così come veramente si giustifica male l'obbligo di fare 10 ore di guida, che poi incidono
per circa il 40% sul costo finale della CQC a persone che hanno già la patente C o D o E a seconda dei casi, che diciamo sono già abilitati alla guida del veicolo. Col paradosso, almeno in Italia, che per prendere la patente non c'è bisogno di fare il corso ma si fa l'esame, per la CQC, per la parte pratica, non c'è bisogno dell'esame ma si deve fare comunque un corso, cioè 10 ore di lezione pratica. Ora, tutti questi vincoli sono d'origine europea e quindi andrebbero ridiscussi a livello europeo, perché non c'è margine per lo Stato italiano di fare diversamente dall'ambito quantitativo, quantomeno, diciamo, che è indicato dall'Europa. Ora, io penso che c'è un ritorno, insomma, un ritardo per quello che ci riguarda, anche come mondo associativo, su questa materia, perché le critiche che adesso stiamo facendo andavano fatte prima della direttiva che è uscita, che è stata approvata appena due mesi fa, il 14 di dicembre, dal Consiglio europeo. Ovviamente, se non è stato fatto, non è solo dimenticanza, ma è probabilmente perché non c'è una condivisione delle criticità che questa normativa attualmente presenta. Noi, l'ho indicato, sostanzialmente vediamo le criticità nell'eccessivo numero delle ore e anche in questa parte delle 10 ore di pratica da fare, che potrebbero essere tutte ben ridimensionate. Io penso che l'unica cosa da fare, e ci vorrà del tempo e non solo tempo, è bisogna verificare la possibilità di costruire intanto a livello nazionale una unità di intenti, per esempio attorno a queste idee, a queste proposte che noi vogliamo portare avanti. E poi non basterà, ammesso che siamo d'accordo in Italia, solo la posizione italiana, ma occorrerà costruire le alleanze europee. Ti volevo chiedere un'opinione su questo concetto, cioè nel senso che se queste 10 ore, così come vengono fatte, cioè nel senso sembrano dei giretti con un cane, adesso sto banalizzando, insomma, consentimi questa banalizzazione, fatti fare a qualcuno, peraltro con dei mezzi anche abbastanza vetusti, su strade anche abbastanza deserte, a qualcuno che peraltro c'ha già una patente, insomma. Ma visto che, tra l'altro, sottolineavi il fatto che però in termini economici invece incidono particolarmente, cioè percentualmente sono poche, però economicamente pesano tanto, non potrebbero essere assorbite all'interno di un'azienda? Cioè mantenere il monte orario, quello che l'Unione Europea chiede, però farle gestire direttamente delle aziende che quindi le funzionalizzerebbero un po' al loro scopo, al loro obiettivo, e poi, tra l'altro, come dire, consentirebbe anche di mettere in contatto un potenziale autista, un potenziale dipendente con un'azienda che magari ha bisogno di quell'autista. Ma questa è una strada, secondo me, che andrebbe verificata, insomma, perché va sperimentata, perché c'è un precedente anche abbastanza interessante, e cioè che già oggi chi ha la patente C può, diciamo, stare sul camion con un autista esperto e quindi fare pratica e fare formazione, sostanzialmente formazione pratica. È un meccanismo che potrebbe in teoria essere riproposto anche per questa richiesta che viene fatta in sede di CQC, cioè consentire esattamente quello che dicevi poco fa, alle imprese di svolgere questa funzione, diciamo così, di formazione pratica, perché è quella più efficace se l'obiettivo è quello di qualificare ulteriormente l'autista. Se ci sono altri obiettivi, è chiaro che allora va bene anche in questa maniera, ma una CQC in Italia più o meno costa sui 3.000 euro, in alcune parti anche di più, insomma. Praticamente 1.000-1.200 euro se ne vanno per le 10 ore di guida, quindi si può scoprire che sono anche le più inutili, insomma, ecco, questo non è... E appunto, dico, sarebbe giustificato se fosse di un'utilità particolare, ma a detta degli autisti e a detta di chi anche fa questo mestiere professionalmente, insomma, non c'è questa utilità. State vedendo K44 Risponde.
Diversa è la visione di Cinzia Franchini, che, come detto prima, è la presidente dell'associazione Ruote Libere. Daniele Di Ubaldo le ha chiesto qual è la sua visione della CQC e di come può eventualmente essere cambiata. Allora, cerchiamo di capire insieme a Cinzia Franchini di Ruote Libere qual è il problema, ma partendo proprio dall'origine. Cioè, il problema di fondo ovviamente è quello della carenza di autisti. Esistono tanti fattori che possono ovviamente frenare l'ingresso di nuovi giovani o di nuovi autisti in questo settore, o magari tanti fattori che possono incrementare anche l'uscita di autisti già presenti all'interno del settore perché non si trovano bene nelle condizioni che vengono in questo momento garantite. La CQC, visto che è il tema che oggi andiamo ad affrontare, la carta di qualificazione del conducente può essere uno di questi fattori, cioè se non ci fosse effettivamente l'ingresso in questo settore sarebbe facilitato? Ma noi riteniamo di no, nel senso che questo è un settore che, come è noto, nel corso degli anni ha perso appeal per tanti motivi. Ne abbiamo avuto modo, no, negli ultimi mesi, anche negli ultimi anni, di approfondire questi motivi. E noi riteniamo che la CQC sia comunque un elemento qualificante per chi desidera svolgere questo mestiere, per cui toglierla, decidere di eliminare la CQC e abbassare la soglia d'ingresso di fatto, no? Consentire praticamente a chiunque, dopo aver conseguito la patente, di poter svolgere questa professione, dal nostro punto di vista, comunque non creerebbe maggiore disponibilità da parte di soggetti che svo vogliono svolgere questo mestiere. Lo vediamo per il mondo dell'autotrasporto, ma non solo per questo, insomma, chi decide di svolgere una professione deve essere attrezzato per poter svolgere quella professione, per cui noi riteniamo che comunque sia un elemento qualificante per l'autotrasportatore. Cosa diversa invece è come questa CQC deve essere conseguita e anche eventualmente in cosa deve consistere il rinnovo. Centriamo un attimo, tra un attimo, in questo tema. Prima volevo comprendere un altro aspetto, cioè nel senso che tra i fattori che avrebbero determinato questa carenza, spesso si mette anche l'alto costo delle patenti e per argomentarlo spesso si ricorre anche a come dire, a una serie di dati storici, cioè nel senso che quando c'era il servizio militare obbligatorio e quando molti conseguivano la patente di guida durante la naja obbligatoria, effettivamente il numero di patenti in circolazione era molto maggiore. Insomma. Dopodiché c'è stato questo elemento, c'è stata l'introduzione della CQC, peraltro onerosa in termini economici, e questo avrebbe fatto crollare, qualcuno sostiene, diciamo, il monte di capitale umano, insomma, a disposizione del settore. Ecco, il fattore costo, quanto incida, quanto effettivamente è frenante? È chiaro che anche il conseguimento della CQC è un costo e siamo curiosi, no? Di vedere come gli aiuti che sono stati anche stabiliti dal governo, dal ministro, dai vari ministri, come in un qualche modo agevoleranno l'ingresso di nuovi soggetti nel mondo dell'autotrasporto. Oggi sono dati che di fatto non abbiamo. Chiaro, tutto è un costo e anche la CQC è un costo, però se parliamo di quei soggetti che hanno conseguito la patente, sono entrati nel mondo dell'autotrasporto in seguito al servizio militare, stiamo comunque parlando di soggetti che sono entrati a far parte di questo mondo davvero tanti, tanti anni fa. Io penso che oggi il tema sia un altro, è una professione che appunto ha perso appeal per tanti motivi, è tenuta in scarsa considerazione, non ci sono servizi adeguati, abbiamo visto durante il periodo della pandemia, insomma, autotrasportatori trattati come persone di serie B, senza servizi igienici, senza potersi fare una doccia. E questi sono problemi che noi ancora oggi riscontriamo quotidianamente nello svolgere la nostra attività. Allora, è un settore al quale bisogna restituire appunto appeal e in questo momento non ce l'ha. Non credo che sia il tema rilevante sia la Certo, CQC. però allora entriamo ancora più nel dettaglio, cioè nel senso che
Lo Stato negli ultimi anni ha speso qualcosa per alleggerire il costo della CQC. Cioè, come dovrebbero essere spesi in maniera più proficua quei soldi? Intanto diciamo che tutto quello che viene a favore, no, degli autotrasportatori o anche di persone che vogliono entrare nel mondo del lavoro e svolgere questa professione va benissimo, no? Quindi benvenga, gli aiuti vanno bene. Diciamo però che la formazione dovrebbe essere rivista. Noi stiamo parlando di una carta di qualificazione del conducente che è uno strumento che abbiamo e che è stato determinato da una direttiva europea, per cui dobbiamo ricordarci che lì dobbiamo fare riferimento quando parliamo di modifiche, no? Alla CQC e al discorso legato alla formazione per il conseguimento e al rinnovo. Noi però riteniamo che sia arrivato il momento, dopo tanti anni, che appunto queste norme vengano riviste, cioè chiediamo che la formazione sia rispondente a quelle che sono le esigenze oggi di un autotrasportatore. Quindi certamente meno formazione in aula e più formazione sul campo, magari su un camion, magari affiancati da un autotrasportatore. E chiediamo che, ad esempio, per il rinnovo questa formazione possa venire spalmata nel corso dei 5 anni. Noi sappiamo che la CQC va rinnovata ogni 5 anni e molti imprenditori lamentano il fatto che si trovano costretti, insomma, chiusi in un'aula, magari a volte anche non proprio con lezioni molto interessanti, uso un eufemismo. Perché poi anche qui ci sono formatori che correttamente erogano formazione e ci sono altri che magari danno in disponibilità agli autotrasportatori un computer o li mettono davanti a un video ed è evidente che quei soggetti fanno di tutto tranne che ascoltare o vedere o formarsi rispetto alle novità, insomma, legate al mondo dell'autotrasporto. Rispetto all'ipotesi eventualmente di far svolgere una parte della formazione, quella pratica, chiaramente all'interno delle aziende, in modo anche da avvicinare domande e offerte di lavoro, potrebbe essere una strada percorribile se ce ne fossero ovviamente anche gli estremi normativi e chiaramente se ci fosse anche una quantificazione di che monte orario potesse essere svolto all'interno delle aziende. Noi di Ruote Libere condividiamo questa idea, tant'è che l'abbiamo noi stessi proposta già qualche anno fa. Molti dei nostri imprenditori propongono appunto che la formazione possa avvenire direttamente presso le loro aziende, quindi avendo direttamente in azienda e avendo anche direttamente a fianco in cabina una persona, un giovane, un soggetto che comunque desideri svolgere questa professione. Peraltro sì, io ritengo che questo potrebbe ridurre le distanze tra domanda e offerta. Molti, infatti, dei nostri imprenditori fanno presente questo, magari l'avere a fianco un giovane, formarlo, tenerlo in azienda diversi mesi può anche, come dire, convincere quell'imprenditore poi, finita la formazione, il periodo formativo, ad assumere direttamente in azienda quella persona. Per cui noi insistiamo molto, dal nostro punto di vista si deve andare in quella direzione. In aula una formazione che sia rispondente a quelle che sono le esigenze del mondo dell'autotrasporto di oggi. Quindi una teoria che sia utile per la finalità lavorativa e molta più pratica. La pratica, quando possibile, a noi piacerebbe venisse fatta direttamente in azienda. Bene, mi sembra che abbiamo fatto un po' di chiarezza rispetto a questa tematica legata alla CQC, rispetto alle polemiche che erano state in parte sollevate nelle scorse settimane. Abbiamo capito che effettivamente non c'è una correlazione diretta tra il problema della carenza di autisti e quella che può essere invece la CQC come in qualche maniera un fattore frenante all'ingresso nel settore, né sempre forse il fattore economico può essere condizionante. Sicuramente però abbiamo anche scoperto che esistono tante modalità per migliorare questo percorso formativo che, se deve essere un percorso formativo, può essere sicuramente reso più utile, può essere reso più interessante, può essere reso anche e soprattutto un po' più aggrappato non soltanto alle attività legate alla professione, ma può
essere anche un po' aggiornato con delle modalità che sono più rispondenti a quelle che possono essere l'evoluzione dei tempi. Quindi è un argomento che in qualche modo potremmo tornare ad affrontare, anche perché mi sembra che tutto sommato ci possono essere tanti sviluppi, soprattutto per quello che riguarda la parte pratica della CQC, che ha un peso decisivo anche sul costo, ed è forse quella che in questo momento ha qualche deficit a livello proprio di praticità e di utilità. Quindi potrebbe entrare dentro l'azienda, potrebbe essere gestito da altre realtà, insomma, come delle scuole di guida sicura, oppure delle società che in qualche maniera sono direttamente legate ai costruttori di veicoli. Insomma, anche magari prendere a modello degli esempi che già altri paesi hanno in qualche modo sperimentato. E direi che con questo è tutto, vi do come al solito appuntamento al nostro prossimo episodio, che come al solito troverete in rete il martedì, e vi ricordo anche però di seguire, per chi avesse interesse, i nostri podcast, che invece pubblichiamo settimanalmente ogni giovedì. Buona strada a tutti! K44 risponde, vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio. È una produzione Trasporto Europa e Uomini e Trasporti.